come da previsione, da programma, oggi facciamo un esercizio di ponte, legame tra casi d'uso e mockup, ok? Iniziando da qualcosa di semplice, poi chiaramente nelle ore successive ci allargheremo verso anche interfacce un pochino più complicate, ma lo facciamo sia per imparare la modellazione delle interfacce, sia per cominciare a familiarizzarci un po' meglio con lo strumento di Balsamiq. Allora, se ricordate, noi eravamo, l'ultima volta che abbiamo parlato di casi d'uso, ci eravamo fermati su questo diagramma, sempre sul nostro esercizio di quiz, in cui abbiamo completato, avevamo all'epoca completato, i diagrammi di casi d'uso. Quindi avevamo un caso d'uso a livello summary, in cui si vedevano quali erano le aree in cui il sistema informativo lavorava, e poi dal livello summary abbiamo creato tre diagrammi per ciascuno dei tre macro aree, che erano la preparazione del compito, poi vado in ordine, l'esecuzione del compito da parte dello studente e la valutazione del compito di nuovo da parte del docente. E per questi tre, solo un brutto veloce richiamo, la preparazione del compito di fatto era divisa in tre grandi fasi, tre casi d'uso: definizione della data, inserimento dell'elenco degli studenti e gestione di domande e risposte. Gestione, che era ovviamente il caso d'uso più articolato, non dico più complicato, ma quello più articolato, e di fatto avevamo deciso che dovesse includere diverse sottofunzioni che erano legate all'inserimento, alla modifica, alla cancellazione appunto, elenco di domande e risposte. Solo, l'abbiamo già citato, ma solo per ricordare, l'ordine con cui queste operazioni vengono svolte qui non è specificato, ovviamente. I casi d'uso ci raccontano in senso ampio tutte le cose che è possibile fare in qualche momento. Quando queste siano possibili fare, se è possibile inserire le domande prima di aver inserito gli studenti o viceversa, ce lo dice invece il processo, no? Il diagramma di processo che ci darà questa informazione. In questo caso non ci interessa, non è esplicitato in questo tipo di vista. Poi, tornando al nostro summary, c'era l'esecuzione del compito da parte dello studente, quindi un caso d'uso che avevamo chiamato, se non sbaglio, esecuzione del compito, appunto, che era un caso d'uso unico. Eseguire il compito aveva un unico obiettivo e veniva svolto in una sessione di lavoro di interazione contestuale. Quindi non c'erano altre, non si separava in vari casi d'uso diversi, distinti per obiettivo e per tempo di esecuzione. E lo svolgimento del compito a sua volta era composto essenzialmente da una serie di richiami di due sottofunzioni principali, cioè rispondo per la prima volta a una domanda nuova oppure modifico una risposta che avevo dato in precedenza. Poi probabilmente ci sarà qualcosa sul riepilogo finale, sulla conferma da vedere. E poi il terzo diagramma era quello sulla valutazione del compito che spettava al docente, che essenzialmente ha due funzioni: una, quella di verificare se i voti assegnati lo soddisfano da qualche punto di vista statistico, e quella di modi eventualmente modificare i pesi sulla base dei quali sono calcolati i voti. Questi due casi d'uso sono indipendenti, possono essere ripetuti più volte, e avevamo detto che dalla visualizzazione dei voti dovrebbe essere facile, per tensione, passare alla modifica dei pesi e così via. Ops. Allora, questo è solo per richiamare cosa avevamo fatto. Allora, per accelerare un pochino i tempi, io ho pensato di voler vedere, no, come potesse essere strutturata la parte di un documento di specifica relativo a queste funzionalità, in particolare per i casi d'uso, no? Quindi ho provato a costruire lo scheletro di un documento che potrebbe somigliare a questo. Quindi, dato per scontato che quelli sono i diagrammi verso cui, diciamo così, abbiamo concordato, quelli non li tocchiamo più, non li modifichiamo più, io ho riportato, solo a livello di scheletro per ora, no? In un documento, a livello summary, diagramma a livello summary, che contiene tre casi d'uso a livello summary, e quindi ciascun caso d'uso, l'ho rappresentato così, un titolino e una tabella, che per ora è vuota, che comprende i campi del template
che useremo, che possiamo usare, che dovremo usare per descrivere quel caso d'uso. Qui siamo a livello summary. Stessa cosa per il secondo, stessa cosa per il terzo. E qui, e con questi tre, diciamo, riempiendo queste tre tabelle, abbiamo esaurito la descrizione, avremo futuro esaurito la descrizione a livello di summary. Poi, per ciascuno dei casi a livello summary, abbiamo i casi d'uso a livello user goal e subfunction, che li tengo insieme perché fanno parte dello stesso diagramma. Quindi il primo era il diagramma preparazione del compito, che è composto di tre casi d'uso a livello user goal e tre a livello subfunction, per cui io mi sono preparato 1, 2, 3 e poi altri tre a livello subfunction, spazi in cui poter descrivere. E così via. La stessa cosa per lo svolgimento del compito, per la valutazione del compito, eccetera. Quindi questo è lo scheletro all'interno del quale possiamo lavorare per descrivere effettivamente i casi d'uso. Allora, noi oggi scegliamone uno, lo sviluppiamo e poi di questo andiamo a costruire dall'altra parte i mock-up. Per avere una specifica completa del sistema dovremo completarli invece tutti. Allora, se vogliamo partire da quello più facile, il più facile mi pare la definizione della data del compito, perché definisco solo un valore, però già mi permette di fare alcuni ragionamenti. Poi ovviamente gli altri sono via via più complessi, l'elenco degli studenti è un pochino più complicato, quelli più interessanti, che faremo poi, non riusciamo a fare tutto oggi, sono quelli relativi allo svolgimento del compito, dove c'è un pochino più di variabilità nelle azioni che può fare l'utente. Ma partiamo dal più semplice di tutti, definizione della data del compito. Così ripassiamo come si fa. Definizione della data del compito, ce l'ho qui, come caso d'uso. Io in questa tabella ho riportato integralmente tutti i nomi dei campi del template, compresi quelli opzionali, compresi quelli che non sempre si utilizzano o che non sempre sono necessari, no? In modo da averlo, al massimo poi cancelliamo delle righe o le lasciamo vuote, non capita niente. Allora, il primo è il nome del caso d'uso. Beh, questo qua basta copiarlo dal titolo del... Potevo anche evitarlo, ma è giusto per conformità al template. Poi abbiamo uno scope, cioè l'ambito del sistema o sottosistema entro il quale questa funzione si colloca. In questo caso abbiamo un sistema solo, no? Che è il quiz online. Se stessimo parlando di un sistema più complesso, che ha fatto diversi sottosistemi, diremmo con lo scope qual è l'ambito all'interno del quale si colloca. In questo specifico esercizio lo scope sarà uguale per tutti, è sempre quello di cui parliamo. Non abbiamo due ambiti diversi. Livello e livello user goal. Tutti ce l'abbiamo scritto nel diagramma. Come livello intendiamo summary oppure user goal oppure subfunction. In questo caso è un caso d'uso normale di livello user goal. Ricordiamo che ci siamo accordati sul non indicare user goal come stereotipo, qualora fosse questo, e di usarlo come, diciamo così, valore sottinteso, no? Quindi quando non c'è scritto subfunction, quando non c'è scritto summary, allora è user goal. Ok, adesso comincia la parte vera. Definizione della data del compito, intention in context. Allora, io per scrivere l'intenzione mi viene prima da indicare qual è l'attore. L'attore è il docente, l'abbiamo chiamato, giusto? Allora, questo docente che intenzione ha in questo momento quando entra nel contesto di svolgere la definizione della data del compito? Beh, la sua intenzione è quella di appunto fissare la data e renderla pubblica agli studenti. Quindi l'intenzione dell'attore primario, quindi il docente, intende fissare e rendere pubblica la data di un prossimo appello.
E questo noi sappiamo che a livello di processo avrà anche come effetto quello di poter iniziare a inserire gli studenti e a caricare le domande relative a quell'appello. Quindi, se vogliamo indicarlo, possiamo abilitando quindi la possibilità di inserire studenti e domande. Questo è un po' lo scopo, no? Abilitando quindi è già una conseguenza del raggiungimento di quello scopo. Lo scopo vero è, ok, fissiamo l'appello. Gli interessi degli stakeholder quali sono? Allora, chi sono gli stakeholder in questo caso? Di sicuro il docente, di sicuro lo studente. L'interesse è qualcosa di più rispetto all'obiettivo. L'obiettivo è che cosa voglio fare oggi. L'interesse è perché sono contento se questa cosa viene fatta o che vantaggio ne trago dal fatto che questa cosa venga fatta. Allora, dal punto di vista dello studente, ad esempio, è conoscere in anticipo le date degli appelli. Quindi dal punto di vista del docente è organizzare e pubblicare gli appelli. Quello docente in questo caso è meno, cioè, meno importante, cioè somiglia molto di più all'intenzione. Quello dello studente, effettivamente lo studente tra, la domanda che ci dobbiamo fare è, lo studente trae un vantaggio dal fatto che il docente svolga questo caso d'uso? Sì, perché poi sa quando è l'appello. Quindi lui non deve fare nulla, semplicemente ne ha un vantaggio. Ha tutto l'interesse che il docente lo faccia. Prof, perché non ci pubblica ancora le date? A proposito, le hanno pubblicate, eh? Avrete visto che ci sono tutti gli appelli fino al 2018, no, fino a fine 2015, di quasi tutte le materie. Può essere uno stakeholder, può avere un interesse. L'attore primario può essere stakeholder oppure no? L'attore primario non è stakeholder quando è un attore puramente esecutivo, fa una cosa perché è obbligato a farla. Se invece decide di usare il sistema perché ne ha un vantaggio, quindi magari faccio così, ce l'ho più comodo a pubblicare l'appello lì che non a mandare una mail a tutti gli studenti che poi se la perdono, se la dimenticano, eccetera, allora in questo caso ha un interesse e per raggiungere questo interesse si dà l'obiettivo di eseguire questa attività. Poi in teoria gli stakeholder potrebbero essere anche altri, no? Potrebbe esserci la facoltà, potrebbe esserci, ma ci allargheremmo troppo. Normalmente i stakeholder, se noi cerchiamo sempre di metterci nel contesto, questo qui dei casi d'uso è un capitolo all'interno del documento dei requisiti. Quindi la dichiarazione di chi sono gli stakeholder coinvolti nel progetto ce l'abbiamo nei capitoli iniziali già del documento, quindi qua andiamo solo a richiamare quali sono interessati. Precondizioni. Allora, precondizioni sono tutte le cose che devono essere già assodate, verificate, già successe, affinché il docente possa effettivamente svolgere questa azione. Sempre, diciamo così, per convenzione noi abbiamo deciso che possiamo omettere, cioè non scrivere, lasciare sottintese tutte le precondizioni che sono relative all'identificazione degli attori, cioè dovrei sempre scrivere il docente deve essere registrato, deve ricordarsi la password, deve aver fatto il login, eccetera, eccetera. Va bene, si applicherebbe ovunque, quindi evitiamo di scriverlo ogni volta, diamolo per scontato, mettiamolo a fattor comune. E tutte le precondizioni che sono immediatamente deducibili dal processo. In questo caso questa è la prima fase del processo, la prima attività del processo, quindi non c'è nulla. Però se abbiamo due attività
da A segue B, è ovvio che nella precondizione di B ci sia il fatto di aver completato A. Questo è già descritto nella modellazione di processo. Se voglio, se lo ritengo utile alla comprensione, lo posso riportare anche tra le precondizioni del caso d'uso che implementa l'attività B, ma non sono obbligato a farlo, no? Posso anche non farlo. Allora, al netto di queste cose, che diamo per scontate, c'è qualche cos'altro che vogliamo aggiungere? C'è qualche motivo, come faccio a rispondermi? C'è qualche motivo per cui potrebbe non essere possibile attivare questa funzione? A me pare di no, cioè non riesco a immaginarmi impedimenti al fatto che uno sia un docente e possa decidere questo, in questo nostro esercizio. Non ci sia nulla che, ah, non, perché non hai fatto quello, perché non... Diverso è se noi avessimo un modello concettuale più articolato in cui tu sai il docente quali corsi ha attivi quest'anno, per dire. Allora una precondizione potrebbe essere che il docente abbia almeno un corso attivo, altrimenti non lo può fare. Ma nel nostro modello concettuale non c'è nulla che mi possa decidere se lui può fare o non farlo. Okay? Ne sono sicuro perché l'ho ripassato prima di venire qua il modello concettuale, non è che me lo ricordo così a distanza. Quindi io al momento, non, a meno che non mi convinciate diversamente, non avrei nessuna precondizione da indicare, talmente semplice questa cosa. Non posso indicare, giusto per fare un esempio, ad esempio, supponiamo che ci sia una regola che gli appelli, non possono mai esserci due appelli nello stesso giorno. Sarebbe bello, capitasse davvero. Io non posso metterla qua come precondizione. Non posso mettere come precondizione il fatto che in quel giorno non ci sono ancora appelli. Perché io non so ancora qual è quel giorno. Cioè io posso pensare che il modello concettuale in questo momento sappia quali sono i giorni in cui ci sono già degli appelli. Ma come faccio a sapere qual è il giorno nel quale il docente ha intenzione di fissare questo compito? Non lo so. Essendo una precondizione è qualcosa che devo già poter decidere prima che il docente cominci a interagire col sistema. Ok? Quindi quella precondizione deve lavorare sulle informazioni in possesso al sistema prima della prima interazione tra utente e sistema stesso. Quindi non deve contenere nulla che sia legato alle informazioni che l'utente o alle azioni che l'utente compie durante lo svolgimento. Poi ci sono i due campi di garanzia. Garanzie di successo e garanzie minime. Come le avevamo letti? Avevamo detto che la garanzia di successo è ciò che posso dire, di fatto sullo stato del sistema, in particolare sullo stato del modello concettuale, se va tutto bene, cioè se il caso d'uso arriva a successo, e invece le garanzie minime sono le cose che posso dire in ogni caso, anche se il caso d'uso non va a successo, dovesse fallire per qualche motivo. Allora, le garanzie di successo sono le più facili. Se il caso d'uso arriva alla fine, allora cos'è sicuro? È sicuro che ci sarà un appello in più. Quindi, nuovo compito, compito è stato inserito e pubblicato. Garanzie minime non ne vedo. C'è qualcosa che di sicuro succede anche se non arrivo alla fine del caso d'uso. No, magari non succede nulla perché abbandono il primo passo. Non ne vedo. Fossero casi d'uso più articolati, magari ci sono alcune cose che sai che succedono di sicuro, anche se poi successivamente ci saranno degli errori. Il campo trigger era il campo che diceva che specificava quale fosse la condizione di attivazione del caso d'uso qualora questa attivazione provenisse da eventi interni al sistema o anche esterni al sistema, ma non provenienti dall'attore stesso. Cioè, sono casi d'uso che partono dall'attore,
casi d'uso che partono da eventi. Immaginate il caso d'uso leggere l'SMS ha come trigger il fatto che l'ho ricevuto. Quindi un evento esterno, hai ricevuto un SMS, allora in qualche modo ti obbligo a svolgere questo caso d'uso. È il sistema, è un evento che è interno o esterno al sistema, ma comunque proviene dal lato sistema informativo, che in qualche modo coinvolge l'utente e lo porta dentro il caso d'uso, quindi un evento esterno. Se invece il caso d'uso è di tipo puramente reattivo, cioè reagisce alle azioni dell'utente, all'utente che va lì e lo inizia, non c'è nessun trigger. Il trigger sarebbe l'azione dell'utente, ma non stiamo neppure a dire. Quindi in questo caso è un caso d'uso che non ha nessuna attivazione interna o esterna al sistema, ma è un'attivazione dovuta semplicemente all'interazione con l'utente. Ok, poi arriviamo al succo. Il succo dei casi d'uso è la descrizione dello scenario. Allora, la descrizione sappiamo che la possiamo svolgere a due livelli di dettaglio, il livello che abbiamo chiamato brief, oppure il livello che abbiamo chiamato degli scenari veri e propri, con scenari di successo ed eventuali estensioni. Non siamo obbligati a mettere sempre entrambe. Sul livello use case, user goal, scusate, è importante di più il dettaglio. No, il brief lo indichiamo magari quando non scriviamo il dettaglio. Se c'è già il dettaglio, il brief potrebbe anche non servire. Poi stiamo preparando con Torpiano una tabella sinottica in cui indichiamo per i vari livelli summary, user goal, subfunction quali campi vogliamo considerare come obbligatori o importanti, quali invece sono secondari o opzionali, così anche come guida, visto che la tabella e il template è sempre lo stesso, però lo usiamo in modo diverso a seconda del livello di descrizione che abbiamo. Quindi passiamo magari, il brief se vogliamo scriverlo è molto semplice in questo caso, il docente inserisce le informazioni relative ad un nuovo compito che si dovrà svolgere. Non è che ci sia molto di più da dire. Però l'ho scritto per richiamare questa parolina, le informazioni relative a un nuovo compito. Andiamo a prenderci il modello concettuale. Il modello concettuale di questo esercizio dava una relazione tra docente e una classe compito. Quindi, detto in termini di modello concettuale, lo scopo di questo caso d'uso è creare una nuova istanza di questa classe compito ed eventualmente di alcune delle relazioni in cui questa classe compito partecipa. Sicuramente la relazione con docente, cioè creo una nuova istanza di compito e dico di quale docente è. Non dico ancora quali studenti sono iscritti perché non so ancora, non dico ancora di quali domande sono composte perché è composto perché non lo so ancora, e ovviamente non dico ancora quale sarà la valutazione di un certo studente in quel compito perché non è ancora stato svolto. Sempre per ribadire la differenza tra modello concettuale e casi d'uso, qui c'è una relazione tra compito e docente che nulla ha a che vedere col fatto che il compito venga deciso dal docente. Per dire, come succede qua al Politecnico, le date degli appelli non le decidono i docenti, non le inseriscono i docenti. C'è una commissione che all'interno di ciascun collegio decide il calendario. La relazione è sempre docente-compito, perché poi l'esame lo devo fare io. Ma chi l'ha deciso, chi era l'attore nel caso d'uso, non era in quel caso, nel Politecnico non è il docente.
Oppure potremmo anche pensare a strani casi diversi in cui magari io inserisco il compito, ma il docente che lo svolge è un collega, è qualcun altro. Cioè questa freccia qui, scusate se insisto, ma poi negli esami torna sempre, questa freccia qua tra docente e compito non c'entra niente con questa freccia tra docente e compito. Ok? Questo docente, questo attore può essere o non essere lo stesso che rappresenta, che viene rappresentato da questa istanza. Non, sono slegati, ok? Questa è un'informazione su quale sarà il docente che lo deve preparare. Quest'altra è un'informazione su chi è la persona fisica che interagisce col sistema affinché quel compito sia inserito. Per cui quando la commissione del collegio definisce le date, le inserisce mettendo il mio nome come docente, ma io come attore non c'entro. Lo vengo a scoprire come lo venite a scoprire voi, un giorno apro il portale e dico guarda, ci sono le date. Ok? Allora, avevamo aperto il modello concettuale perché? Perché eravamo fermi sulla frase il docente inserisce le informazioni relative a un nuovo compito. Allora, per andare un pochino più in dettaglio, andiamo a ripassare quali sono le informazioni relative al nuovo compito. E sono la data, il titolo, che abbiamo indicato qua come stringa, e il docente, che in questo caso assumiamo che sia la stessa persona che sta inserendo l'appello. Quindi queste sono le informazioni che dobbiamo inserire, di cui una la conosciamo già, il docente, perché corrisponde in questo caso specifico corrisponde all'attore, altrimenti dovremmo indicarlo. Le altre due dobbiamo acquisirle dall'utente. Ok? Allora, come si svolge l'interazione col sistema tra utente e sistema per inserire queste informazioni? Allora qui entriamo nella logica dell'alternanza, una cosa la fa l'utente, una cosa la fa il sistema, una cosa la fa l'utente, una cosa la fa il sistema. Qui, chiedo scusa, non essendoci un trigger, la prima azione sta all'utente, perché chi è che inizia la partita? L'utente. Se invece ci fosse un trigger, per cui qualche evento fa iniziare l'attività, la partita la inizierebbe il sistema. Quindi il passo 1 è che l'utente chiede di inserire un nuovo compito. Chiede a chi? In qualche modo ci sarà una voce del menu del portale o del sistema che è inserisci nuovo compito. Ok? Quindi io devo dire che azione voglio fare. Entro nel caso d'uso. Sono già loggato nel sistema e all'interno del sistema trovo il bottone, il menu, la voce, il link che mi fa fare questo. Dov'è questo menu? Come è fatto? Fa parte della progettazione del layout del sistema, ma è un aspetto grafico, non è un aspetto operativo, non ci interessa nello scenario. A questo punto il sistema cosa fa? Ricordiamoci che le azioni del sistema sono sempre due: fornire dei dati in risposta all'utente, dare una risposta alla richiesta che l'utente ha fatto e predisporre degli elementi con cui l'utente possa interagire per poter a sua volta fornire informazioni da parte sua. Forse anche solo un solo bottone ok, ma qualcosa con cui l'utente possa interagire. Non si fanno mai vicoli ciechi in cui l'utente non può più far nulla, che vuol dire deve spegnere il computer. No, deve sempre avere, no, una prossima azione possibile. Allora, nel primo passo, il sistema cosa può fare?
può mostrare qualcosa di utile all'utente? Cioè, se voi dite inserisco un nuovo appello, vi aspettate di vedere cosa? Una pagina bianca con un campo data e titolo? Se sì, allora il sistema vuol dire che non vi deve dire nulla, non vi dà nessuna informazione. Altrimenti potremmo pensare che magari, sai, per comodità mia, il sistema mi mostra già l'elenco degli altri appelli che ho inserito. Nel passato, nel futuro, gli ultimi 10, non lo so. Questa è una cosa che dobbiamo decidere. Nella versione minima non ha bisogno di visualizzare nulla, non c'è nulla di essenziale, di importante ai fini del caso d'uso che debba essere visualizzato in quel momento. Quindi l'unica cosa che fa l'utente a questo punto è il sistema predispone il form per l'inserimento dei dati del compito. E a questo punto l'utente potrà inserire, l'utente inserisce la data ed il titolo del compito. Data e titolo, in questo caso sono due campi, due valori semplici, io me li immagino tutti e due sulla stessa pagina. Magari però se questa interfaccia, se fosse un'interfaccia mobile, allora sono due videate diverse. Prima ti faccio scegliere la data, poi quando confermi ti faccio scegliere il titolo. Ma in ogni caso sono rappresentate sempre da un unico passo concettuale. Quindi non c'è, non sempre c'è la relazione 1-1, no? Tra i casi d'uso e il mockup. A questo punto il sistema cosa fa? Ci verrebbe da dire il sistema controlla i dati. Ma ricordiamoci che nel caso d'uso noi non dobbiamo mai descrivere ciò che fa il sistema, ma l'effetto della comunicazione tra sistema e utente a valle delle azioni che il sistema ha fatto. E qui siamo in uno scenario di successo, quindi dobbiamo riportare il caso in cui tutto sia andato bene. E quindi diremo che il sistema, sottinteso, non lo scrivo, non lo posso dire, ha verificato che tutto è a posto e quindi conferma. Quindi nel punto 4 il sistema conferma l'avvenuto inserimento. Punto 4. Poi tutte le altre cose le descriviamo come estensione. E qui finisce. Andiamo a vedere, il sistema conferma l'avvenuto inserimento. È l'ultimo punto dello scenario che, guarda caso, magari non troppo caso, coincide con l'obiettivo. L'intenzione era fissare la data del prossimo appello. Quindi possiamo dire che effettivamente raggiungere il punto 4 raggiunge l'obiettivo, fa sì che l'attore primario raggiunga il proprio obiettivo. Altrimenti avremmo sbagliato obiettivo oppure lo scenario non sarebbe così di successo. No? Diciamo che il scenario è successo perché alla fine l'utente ha raggiunto il proprio obiettivo. È soddisfatto e può andare a far merenda. Estensioni sono tutte le azioni, i percorsi alternativi, no? Che si possono verificare qualora o l'utente o il sistema decidano o debbano proseguire in modo diverso rispetto a quanto descritto nello scenario principale. Quindi l'utente può decidere diversamente, il sistema può, non è che decide il sistema, ma reagisce sulla base magari di dati non validi o non corretti. Quindi l'unica estensione significativa che mi viene in mente qui è quella in cui i dati da inserire siano errati o mancanti. Allora, questa è un'estensione, cioè un percorso alternativo rispetto al passo 4.
Se l'utente ha inserito dei dati che per lui sono bellissimi, sono fantastici, sono perfetti, e il sistema gli dice invece, anziché dire all'utente, bene, il tuo appello è stato inserito, il sistema risponderà dicendo, no, guarda, manca il titolo. O la data che ha inserito è nel passato anziché nel futuro. Oppure 17 non è un mese valido, eccetera. Quindi gli errori di inserimento sono dei percorsi alternativi, delle estensioni rispetto al punto 4, che è quello che, se tutto va bene, mi dà la conferma. Quindi abbiamo un 4A, alternativa al passo 4, in cui anziché il sistema conferma l'avvenuto inserimento, è il sistema segnala, perché non l'hai messo in maiuscolo? Boh. Il sistema segnala errori o omissioni nell'inserimento. Ah, sta prendendo l'inglese. Sto scrivendo in italiano. Eccolo qua, l'ha capito. Nell'inserimento, nei dati inseriti. E quindi torna al passo 3. Torno al passo 3, quindi non vado avanti, ma torno al passo in cui l'utente dovrà inserire la data e il titolo corretti con eventuali segnalazioni di errore. Altre estensioni possibili? Vabbè, ce ne sarebbe un'altra sola, che io adesso la indico sul punto 3, ma può essere in generale su qualunque punto, l'utente abbandona. Il sistema, diciamo così, la funzione. Cioè, lui, il passo 1 non posso non farlo, perché altrimenti non entrerei in questo caso d'uso. Quando sono entrato, il sistema mi mostra delle cose. A che ci penso? Dico, accidenti, non so bene la data perché devo ancora mettermi d'accordo con i colleghi. E quindi lasciamo perdere. E quindi il passo 3 non lo farò mai. Abbandonerò in qualche modo. Anziché inserire la data, posso abbandonare. Tenete presente che posso abbandonare la prima volta, ma perché il punto 3 è un punto di ritorno, posso anche inserire dei dati, sbagliarli, il sistema insegna l'errore, mi riporterebbe al punto 3, ma a quel punto io scelgo di fare il 3A anziché il 3, e quindi non correggere l'errore, abbandonare, andare a piangere chiudendomi in uno stanzino perché ho sbagliato un dato. No? In questo caso non vedo altre estensioni possibili. Ok. Se consideriamo questo come molto semplice, no? Il minimo caso d'uso più semplice che possiamo avere, questo, come lo rappresentiamo dal punto di vista dei mockup? Allora, dal punto di vista dei mockup abbiamo, pensiamo di rappresentarlo in modo più diretto possibile, no? Poi non pensiamo al caso, magari uno ha un'interfaccia mobile, lo fa via SMS, eccetera, allora ognuno di questi passi deve essere parcellizzato a sua volta, a scopo di interazione. Pensiamo a un'applicazione web, in cui questo... Quante sono le videate da fare? Quanti sono i mockup da fare? Allora, questa azione è un'azione che si svolge in certo senso quasi fuori dal nostro mockup. Si svolge nella pagina iniziale del sistema, in cui sono raccolte tutte le funzioni. Quindi in qualche modo dovrò avere una sorta di pagina di lancio, di home page, da cui posso attivare le funzioni. Come? Con dei link, con dei menu, con dei bottoni. Lo possiamo progettare. Questo c'è, quindi dobbiamo farlo, ma sarà comune
sarà una pagina comune a non tutti, ma molti casi d'uso. Poi c'è una seconda pagina che raccoglie, secondo me, i passi 2 e 3. Ciò che il sistema mostra più ciò che l'utente inserisce. Perché il mockup deve far vedere dov'è che l'utente può inserire queste cose. Poi ci sarà un altro mockup per il punto 4. In cui c'è la pagina di conferma, uno diverso per il punto 4A, perché il contenuto della pagina 4A è diverso da quello della 4B, della 4 normale, mentre invece l'estensione 3A è un'azione che l'utente può fare, che deve essere prevista nella pagina che abbiamo predisposto per fare i passi 2 e 3. Cioè, se l'utente può inserire la data o può anche abbandonare, vuol dire che in quella pagina c'è sia il widget per inserire la data, sia il bottone annulla. Non è che il sistema può presentare la pagina di inserimento o la pagina di annullamento sulla base di che cosa, in modo che poi l'utente decida. Il sistema presenta una pagina che contiene entrambe le possibilità in modo che l'utente possa scegliere. Non è una regola generale, ma prendiamola come linea guida. Quando la scelta sta all'utente, il sistema deve prevedere tutte le possibili azioni dell'utente. Quando la scelta sta al sistema, beh, sarà il sistema che presenta l'una oppure l'altra opzione. Quindi, riassumendo, 4 mockup. Uno per il punto 1, che sarà poi condiviso con altri casi d'uso. Uno per i punti 2, 3 e 3A. Uno per il punto 4 e l'altro per il punto 4A. Mettiamoci al lavoro. Quindi, nuovo caso d'uso, lo chiamiamo come l'ho chiamato l'esercizio? Quiz. Ok. Lo rendo subito pubblico. Allora, nel mio progetto quiz comincio ad aggiungere questi casi d'uso. Il primo è, abbiamo detto, una sorta di home page da cui poter attivare le varie funzioni. Allora, immaginiamo di avere a che fare con un browser, quindi un'applicazione web, e questo mockup lo posso salvare chiamiamolo home page quiz. In realtà poi magari di home page ne faremo due, una per il docente e una per lo studente, perché hanno accesso a funzioni diverse. Quando completeremo il tutto probabilmente dovremo rinominarla, anzi facciamolo subito, home page docente, così è più chiaro. Allora, il docente cosa può fare? Può fare tante cose, noi per ora ne abbiamo pensata una. Allora, mettiamo il titolo, che lo possiamo chiamare gestione quiz, e magari sotto il titolo elenchiamo le funzioni che il docente può avere. Lo possiamo elencare con tanti bottoni o con un elenco di link in qualche modo. Magari mettiamo un bottone per farla facile. Inserisci appello.
In realtà nel nostro modello concettuale si chiamava compito. Non è detto che noi usiamo nei confronti dell'utente finale lo stesso linguaggio che usiamo all'interno del progetto. Magari siamo più precisi. La data dell'appello. Nuovo appello. Non è banale trovare il nome giusto, nuovo, per le funzioni che vogliamo dare agli utenti. È un lavoro di usabilità anche, trovare il nome giusto in modo che lui capisca senza ombra di dubbio che cosa fa se schiaccia su quel bottone. Però questa è la versione più semplice, ho messo un bottone e basta. È chiaro che se io avessi 20 funzioni diverse non posso pensare di avere una pagina con 20 bottoni. No, devo strutturarla un pochino meglio, con dei menu, dei sottomenu, ricordatevi la regola del 5 più o meno 2, no? Avere la massima quantità di scelte alternative tra cui l'utente, che posso presentare all'utente, è tra 5 più o meno 2 elementi, quindi da 3 a 7. Se sono più di 7 cose non le posso mettere in un unico elenco, ma devo dividerle in sottoelenchi. Se sono meno di 3 non ho bisogno di strutturarlo perché... È un'euristica, per carità. Poi... Ok, questo è fatto. Poi dobbiamo fare l'altro mockup, che è quello un pochino più complesso, perché accorpa, dicevamo, i passi 2, 3 e 3A. Quindi un nuovo mockup, questo lo chiudo. Sì, salvalo magari. E ne creiamo uno nuovo, sempre basato su un browser, in cui il titolo, questa volta magari è inserimento appello. Allora, punto 2. Nel punto 2 potrebbe esserci scritto il sistema mostra delle cose all'utente. Allora in quel caso dovremmo inserirle in questa pagina. Non dice nulla il nostro punto 2 perché era semplice semplice, ma dice solamente predispone i campi per l'inserimento di data e titolo dell'appello. Quindi io devo predisporre ad esempio, ho l'elemento date picker che permette all'utente di scegliere una data. Nell'elemento di interfaccia utente con cui l'utente, adesso questo suggerisce, questa variante grafica nel mockup, suggerisce che l'utente possa o inserire la data digitandola direttamente dentro un campo di testo, oppure cliccando sull'icona, un pop-up di un calendario gliela farà scegliere. Va bene. Non ha, in questo caso non ha opzioni, quindi in realtà l'elemento è fatto così. L'altro elemento che riguarda le date, sempre il balsamic, sarebbe questo. Però lo vedo, è un calendario effettivamente, l'idea di dare l'idea del calendario navigabile, ma non tanto di dover scegliere una voce, anche perché poi non è evidente vedere qual è la data che hai scelto in questo elemento. Quindi per scegliere la data usiamo questo campo. L'utente però non lo sa, quindi io devo aggiungere a fianco un'etichetta, prendendo il campo label, con scritto data appello. E l'utente può scriverla, giocando sugli spazi, sulle posizioni relative, per far capire che questa etichetta è relativa a questo campo. Non è necessario, anzi, nelle applicazioni web si tende a evitare, indicare delle istruzioni. Per favore inserisci nella casella di testo la data dell'appello.
è inutile, nessuno la legge, ruba spazio e complica l'interfaccia. Se l'interfaccia è fatta bene, dicono non ha bisogno di istruzioni. E poi abbiamo il titolo. Allora, il titolo è un campo di testo . Allora, se io ho scritto testo, lui mi fa vedere un'area di testo che di fatto è un campo ampio, no? Per scrivere testo su più righe. Text input o text field invece è un singolo campo di testo per scrivere una riga sola. Label string of text è un'etichetta testuale che viene solo visualizzata e paragrafo di testo è un blocco di testo che viene solo visualizzato. Ok? Quindi questi ultimi due servono per scrivere informazioni dal sistema all'utente, gli altri servono per acquisire dati. Ah, io sto scrivendo qua sopra perché ho idea già dei tipi di controlli interattivi di cui ho bisogno, no? Anche perché a questa risoluzione, come dicevo, non riesco tanto a navigare nella libreria di componenti che ci sono qua. Però per le prime volte, quando non sapete come si chiamano, chiaramente vi invito a esplorare, no? Questa zona, vedete che poi purtroppo qua non riesco ad andare oltre, con i tabs. Però vi invito a esplorare i componenti che ci sono qua, a guardarli, giocarli così. E mentre mentalmente prendete nota del nome che c'è scritto sotto, perché è quello, questo qua, label bar string of text, è quello con cui li potete richiamare dalla casella veloce. Quindi abbiamo detto text input. È un titolo ci stiamo collegando al modello concettuale. Nel modello concettuale questa videata ci serve per inserire una nuova istanza della classe compito. Questa classe ha due attributi e tre relazioni. L'abbiamo detto prima. Gli attributi sono data e titolo e li chiedo all'utente. Le relazioni sono docente e lo so già, perché uso quello del login dell'attore, docente. Le altre sono valutazione e domanda, che non inserisco in questo momento perché non mi interessa. Ok? Quindi è necessario che ogni passo, ogni elemento dell'interfaccia utente sia coerente col modello concettuale. Coerente non vuol dire che ci devo mettere tutto, ci devo mettere ciò che serve, ciò che ha senso. Sicuramente qua non ci posso mettere l'aula, per dirne una, perché nel modello concettuale non ce l'ho. Né posso dimenticare il titolo, perché se non lo metto qua, quando lo metto? Okay. Va bene, questo di fatto completa buona parte del passo, cioè tutto il passo 2 e un pezzo del passo 3. In realtà l'utente deve poter inserire, confermare questi dati oppure annullare. Quindi mi servono un paio di bottoni qua sotto, i classici ok annulla. Quindi io aggiungo due bottoni, che sono un ok e un annulla button. Annulla. Li rendiamo più o meno larghi uguale. Stato. Va bene, selected, che lo facciamo preselezionato perché è il bottone di default. Sappiamo già che se l'utente seleziona nulla, torna all'home page. E quindi possiamo già definire per questo bottone il link verso home page docente. Per quanto riguarda invece il bottone ok, non abbiamo ancora un link da definire,
perché mi ci manca ancora la pagina, il mockup relativo. Quindi questo è un mockup, direi, finito. Che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta il passo 2, 3, 3A del nostro caso d'uso. Io nel documento non avevo dato dei numeri, ci potrebbero essere definizione data del compito, è capitato 2.1, come usiamo questo. Chiamiamolo così, DDC, definizione data del compito. Diamoci delle sigle solo per richiamarle più rapidamente. Quindi DDC, passi 2, 3, 3A. Poi lui si arrabbia perché ho messo la virgola, va bene, allora togliamola. Usiamo step, va. Cioè, immaginiamo che abbiamo tanti mockup, qui abbiamo aperto un progetto su Balsamiq. Faremo tanti mockup sui vari casi d'uso, quindi ogni caso d'uso avrà più mockup e io, per riuscire a raccapezzarmi, chiamo tutti questi mockup con un nome che è dato dal caso d'uso e mi sono dato una sigla per poterlo richiamare più velocemente, e a fianco mi scrivo quali sono i passi di quel caso d'uso che sto rappresentando, che sto gestendo con questo mockup. A questo punto, se tutto va bene, posso fare il passaggio successivo, che è quello di conferma. Quindi, per comodità, per pigrizia, parto da questo, lo clono, gli cambierò nome perché non si chiamerà più inserimento appello, ma è conferma inserimento. E cosa scrivo? Vabbè, qui tolgo tutto. Fermali. Tolgo tutti questi elementi perché l'utente non deve dire nulla, ma cosa mi sono detto? Il sistema conferma l'avvenuto inserimento. Allora, il fatto che il sistema stia confermando, l'abbiamo scritto grosso come una casa, dobbiamo solo dire che cosa sta confermando. Quindi possiamo aggiungere un paragrafo di testo che dice, ecco, vedete nell'esempio che lui vi fa vedere un paragrafo con del testo selezionato, con dei link, con dei colori, eccetera, e se ci cliccate dentro, questo testo che potete modificare, vi fa vedere come dei comandini, no, di formattazione per ottenere quegli effetti di colore. Ad esempio, paragraph dovrebbe essere scritto in grassetto perché tra caratteri di asterisco. Row e text, uno ha la commerciale e l'altro ha le tilde e servono per indicare row il sottolineato e text lo sbarrato, per dire. No? Ci sono degli esempi sulla formattazione che potete ottenere. Adesso in questo momento non ci interessa più di tanto, ma se diciamo c'è un linguaggio semplificato di formattazione specifico proprio di Balsamiq, per rendere un minimo anche degli effetti. Però possiamo mettere un messaggio del tipo nuovo appello inserito in data 25/12, perché è sadico, 2014, per la materia. E poi possiamo mettere sistemi informativi. E l'utente non può fare altro che fare OK. Va bene, prendo atto. Chiudere questa funzione. E questo OK eventualmente torna ovviamente all'home page docente. In altri casi potrebbe esserci magari una, pensate all'inserimento invece degli studenti, che devono inserire 50 di fila,
magari oltre che ok che torna all'home page ho un bottone inserisci in un altro. In questo caso ho chiuso la funzione, non posso fare nient'altro di utile che tornare all'home page. Ricordiamoci sempre che l'utente deve sempre avere un'approssimazione da fare. E questo che cos'è? È il mockup sul nostro caso d'uso che si chiamava DDC, definizione data compito, step 4. A questo punto che abbiamo fatto lo step 4, possiamo tornare al mockup dello step precedente e assegnare il link al bottone. Questo si chiama ok, sarebbe più corretto chiamarlo forse inserisci, perché ricorda, c'è già scritto nel titolo, l'azione che cosa succederà, no? Inserisci. Riesco a scriverlo in italiano, no, eh? Inserisci. Sì, l'ho fatta. Eventualmente l'altro potrebbe essere chiudi, per essere più esplicativi. Effettivamente ok era un po' anonimo come bottone. Ok cosa? È vero che c'è scritto sopra, grande come una casa, inserimento, quindi è ok all'inserimento. Ma richiede quel micro ragionamento che dice ok cosa inserisci. Se invece scrivo inserisci sul bottone è più chiaro, quindi un errore mio che ho fatto prima. Allora, mi sono accorto che c'erano due ok che fanno cose diverse, allora mi sono messo nei panni dell'utente e ho detto magari. Ecco, esiste poi ancora il passo 4A. Che è quello nel quale si verificano degli errori. Allora, secondo voi, come layout, come videata, il passo 4A somiglia di più a questo o a questo? Perché devo clonarlo così per pigrizia, clono uno che sia più facile. Il passo 4A, ricordiamoci cosa è scritto nel 4A? Il sistema segnala errori o omissioni di dati inseriti e torna al passo 3. È più simile a questo o a questo? A quello sopra. Perché è più simile a quello sopra? Beh, ovviamente dovrà dire che ci sono stati degli errori. Ma poi se torno al passo 3, il passo 3 è il passo nel quale l'utente può inserire data e titolo. E se l'utente può inserire data e titolo, deve avere lo spazio per poterlo fare. Quindi sicuramente ci dovrà essere. Non ho detto torno al passo 2, e quindi è una pagina con cui c'è solo scritto errore, schiaccio un bottone e poi mi rigenera il form in cui inserire i dati. No, tutto insieme, perché passo direttamente alla fase di inserimento, non faccio fare passaggi inutili all'utente. Quindi la pagina di errore è simile alla pagina di inserimento. Cloniamo questo. Continuiamo a chiamarlo inserimento appello, perché così ci somiglia il più possibile, ma davanti ai campi possiamo aggiungere un messaggio di errore. E qui ci viene tanto comodo che ci sia l'esempio di farlo in rosso. Correggi gli errori evidenziati, ad esempio. E beh, in qualche modo saranno evidenziati questi errori. Io magari qui, per far capire, ci metto già dei dati precompilati, 11-13-2015, una data non valida, e un titolo sistemi
informativi, magari era sbagliata la data, non il titolo, e permetto all'utente di modificarli. In questo caso potrei far vedere magari che la data di appello la faccio rossa perché è quella sbagliata. È un esempio, ovviamente non posso a livello di mockup fare tutti i casi possibili, però do degli elementi che permettano di capire a chi usa il sistema e poi anche a chi dovrà costruire l'interfaccia quali sono le scelte che sto facendo. E poi annulla e inserisci che funziona nello stesso modo, nel senso che inserisci va sempre allo step 4, cioè quello di conferma, e annulla torna sempre all'home page in cui non inserisco nulla. Questo nuovo mockup, quando lo salvo, gli darò il nome di DC step 4A. Allora, se voglio provare questa cosa, quindi ho fatto i quattro mockup che mi ero prefissato, inserisci dato nuovo appello, non dato il link, definizione data compito, e poi posso provare il sistema. Se vado in full screen, mi permette di giocare e interagire col mio mockup. E quindi mi permetterebbe anche di presentare questo a persone che non hanno mai visto il sistema e fare delle piccole prove di usabilità, vedere come reagiscono, se capiscono ciò che devono fare, eccetera. Quindi se inserisci data nuovo appello, avendo creato io il link nel mockup, diventa cliccabile con questa minuscola manina. Una volta passato alla successiva, io posso, devo inserire, non mi piace, faccio nulla, torno all'inizio, poi qui posso fare una cosa sola, cioè inserire, oppure se inserisco mi dice conferma inserimento, nuovo appello inserito, eccetera, eccetera, chiudi. Nei link che ho predisposto non posso vedere invece la videata di errore, perché il bottone in questo caso inserisci fa sempre finta che i dati siano corretti. Quindi dovrei fare magari due mockup diversi, uno con inserisci e l'altro con un link che invece mi porta, se voglio vedere cosa capita in caso di errore, dovrei modificare la destinazione di questo link. Però mi darebbe errore per sempre, no? Quindi purtroppo non è dinamico, no? È un mockup che è navigabile, ma non è navigabile dinamicamente, non posso dirgli la prima volta simulami un errore, la seconda invece simulami che l'ho inserito correttamente. Devo giocare con questi link, se no per la parte di inserimento appello, cioè della correzione degli errori, sappiamo che quando l'utente precedentemente ha inserito dei dati e poi ha cliccato su inserisci, anziché avere la videata di conferma, si troverebbe di fronte a questa videata qua. Che magari è quella più interessante anche dal punto di vista di interazione per capire se l'utente capisce cosa deve fare. Ah sì, che è sbagliato lì, allora devo correggere. Il fatto che quello sia in rosso mi basta per capire che tra i due dati è sbagliata la data e non il titolo, ad esempio. Ok, e qui poi usciamo. Quindi lo strumento è questo, i ragionamenti da fare chiaramente saranno anche più complessi sugli altri casi d'uso rispetto a questo che è quello basilare, ma sono sempre gli stessi. Sviluppo bene il caso d'uso, senza pensare ancora troppo agli elementi grafici, ma pensando sempre al modello concettuale. Usiamo bene i termini, le parole, e chiediamoci quali dati stiamo inserendo, quali dati stiamo visualizzando. Poi per passare al mockup andiamo a prendere i passaggi del caso d'uso, diciamo a due, nel senso che l'azione del sistema e l'azione successiva dell'utente sono sempre insieme. O, detto meglio, un'azione del sistema
e le possibili azioni dell'utente in risposta a quell'azione del sistema sono tutte insieme. Infatti noi abbiamo messo insieme il 2, il 3, ma anche il 3A. Le risposte del sistema possono essere invece diverse e ogni risposta del sistema avrà un mockup diverso. All'interno del mockup ci chiediamo quali dati devo visualizzare? Quali? Vado a vederli nel modello concettuale. E come li visualizzo? Con del testo? Con una tabella? Con un elenco puntato? E poi mi chiedo quali dati devo raccogliere? Devo acquisire? Quali? Anche lì me lo dice il modello concettuale. Come? E dipende dal tipo di dati, dalla quantità, le linee guida che grosso modo avevamo visto giovedì pomeriggio scorso. Quindi, quando entro in un mockup, in realtà so già cosa devo fare. E mi chiedo sempre queste quattro domande. In realtà poi ci sarebbe una quinta. Quattro domande: quali dati devo visualizzare e come li visualizzo? Quali dati devo acquisire, come li acquisisco? E la quinta domanda è: quali sono i passaggi successivi che l'utente può fare? Può confermare, può annullare, può andare avanti, può tornare indietro, eccetera. Qui ho usato una schema di interazione molto semplice, basato su inserisci e annulla. Per dati più complessi, magari anche noi siamo abituati, usando delle applicazioni, abbiamo l'impostazione Awiser, no? Quello che in italiano lo chiamano autocomposizione, cioè una serie di paginate con avanti e indietro. No? Eclipse usa questo, molti siti per chiedere informazioni, vanno alla pagina successiva e poi c'è la conferma alla fine. Ma una serie di pagine intermedie da cui posso andare avanti e indietro quando ho più dati da raccogliere. E questo dobbiamo decidere di volta in volta in funzione della complessità del caso d'uso di quale struttura usare. Oppure una pagina unica con dei tab che si smistano, insomma. Se non avete domande vi lascio andare. Ci vediamo domani. Buon laboratorio.